heart will suit me. Got me stunned by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursuing me. She tell me how she don't want to lose me. Pure sweet talk and she start seduce me. Cupid using my wrong shoot me. See that booty, loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is too. Mi chiamo Alessandra Nelli, vengo da Palermo e faccio la studentessa. Il mio sogno è quello di viaggiare, di, perché no, entrare nel mondo della moda. Mi piacerebbe tantissimo, intanto ammazzo il tempo facendo l'indossatrice. Il tuo peggior difetto? Sono disordinata, faccio arrabbiare spesso mia madre, sono permalosa e quando dico io si fa silenzio e non si parla. Avrai anche qualche pregio, suppongo, giusto? Sì, appunto, la mia determinazione, come dice mia madre. La mia determinazione, sì. Ultimo libro che hai letto? 11 minuti, di Paolo Coelho. Sai cantare? Sono stonatissima. Stacchetto! Dai, vai, ti rimpiangi. Anche siamo in tempo. Allora, mi chiamo Luigi Onorato, vengo da Ficarazzi, provincia di Palermo. Sono studente, vado l'ultimo anno delle superiori e niente. Un tuo pregio, dai, dici un mio pregio. Il mio pregio è essere, diciamo, solare, molto solare con tutti i miei amici, niente così. Difetto? Difetto, forse sono un po' orgoglioso. Allora, dimmi l'ultimo libro che hai letto. L'ultimo libro che ho letto, Topolino. Chiamo Michele Tiberio, mi sono appena laureato in disegno industriale e sto decidendo cosa fare della mia vita nei prossimi anni. Come mai stai partecipando al casting di Fil Rouge? Per diventare il nuovo volto di Fil Rouge. Ah, ecco perché dovremmo scegliere te allora? Perché sono un ragazzo estremamente simpatico, fotogenico e perché... E non lo so, poi sceglieranno loro. Capito. Un tuo pregio? Il mio pregio... Sono capace di risolvere i problemi in breve tempo. Quindi mi saprai dire i nomi dei sette nani? No, quelli no. Come no? Assolutamente no. E abbiamo questo problema, no? Allora, sono Mammolo... Mammolo... E fino a qua ci siamo arrivati. Mare o montagna? Mare. Perché? Perché mi piace il sole e le giornate lunghe dell'estate. Tu ovviamente saprai cantare, giusto? No, in realtà no. E quindi cosa ci canterai? Volare. Prego. Volare, oh, nel blu. Basta così, credo che vada bene. Ciao, sono Anna Paola Benzo, sono nata a Palermo, sono laureata in gestione delle imprese di comunicazione e ho un master in graphic design e direzione creativa. Sono quindi un art director junior, mi piace il mondo della moda, della televisione e in qualche modo cerco di farne parte, quindi sia dall'aspetto artistico che anche dall'aspetto interno come modella, fotomodella, come ogni tanto già ho fatto. Ma cosa vuoi fare da grande? Da grande vorrei lavorare per riviste di moda, Vogue, Glamour, mi piacerebbe fare pubbliche relazioni, anche l'art director per una rivista di moda, perché no? Comunque ci sto provando. Un tuo pregio, un tuo difetto? Sono una persona ambiziosa, determinata, difetto sono testarda e meticolosa, forse un po' troppo schematica in quello che faccio. Ce lo fai uno stacchetto, Anna? Uno stacchetto. Ciao, sono Giorgia Manuela Duro, sono nata a Palermo, vado all'ultimo anno del liceo classico Meli e ho 18 anni. L'ultimo libro che ho letto? Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Il nome dei sette nani? Il nome dei sette nani. Allora, Cucciolo, Pisolo, Brontolo, Mammolo, Eolo. Me ne manca qualcuno? Non so contare. Perché stai partecipando a questo casting? Perché mia cugina l'anno scorso, Giorgia Duro, si è classificata tra le prime
Mi ha parlato molto bene di questo concorso, so che è un concorso serio, Carlo è molto simpatico e penso che sia una buona esperienza. Fammi uno stacchetto da velina. Perché Volto Filo e Rucio dovrebbe scegliere te? Perché? Perché sono... perché non sono banale. Ciao, sono Fabrizio Ginocchio, sono nato a Palermo, ma sono nato all'Aquila, vivo a Palermo. Frequento l'ultimo anno di liceo classico al Convitto Nazionale. Sono anche un animatore turistico e lì attraverso i servizi fotografici che ho fatto mi sono reso conto che effettivamente potevo anche entrare nel mondo della moda. E appunto sto facendo questo casting affinché potessi testare se realmente sono portato per questo campo. Fammi un urlo. Un urlo? Wow! Fammi un balletto. Chi? Io balla. Un balletto? Devo far ridere io. Che balletto hai un fatto? Un ballo di gruppo. Un ballo di la gruppo? Macarena, ballami la Macarena. Macarena. La Macarena, se non sbaglio... è quella che fa... 1, 2, 3, 4, 5, 6... E poi si girava, sì, vabbè, poi... Il resto lo sappiamo bene. Mi chiamo Luca Cincotta, ho 20 anni, faccio lo studente, e mi piace molto lo sport, tant'è lo pratico da 10 anni, sia basket che nuoto. E che altro dire di me? Diciamo che ho anche alleno dei bambini per quanto riguarda il mini basket. Il primo giocattolo che ti hanno regalato? Il primo giocattolo è Ken. Perché stai partecipando al casting? Perché intanto è una cosa che mi piace, già sono entrato, ho fatto qualche provino, qualche mezza sfilata ed è una cosa che mi piace molto, vorrei arrivare diciamo ad alti livelli, andare anche fuori da Palermo, vediamo.